La nuova legge, la 47/22 della Regione Abruzzo, introduce un procedimento amministrativo in cui la Regione delega ai comuni la possibilità, il segmento di procedimento amministrativo di legittimazione di occupazione delle terre gravate da uso civico. È una legge sotto certi aspetti innovativa perché introduce appunto questa, la novità è questa, introduce questa possibilità per i comuni che intendano utilizzare questa delega di attivare appunto la fase amministrativa della legittimazione e quindi l'istanza presentata al comune, l'intero procedimento si svolge davanti al comune che giunge fino al visto finale e poi il comune trasmette alla regione. La regione qui che rimane competente per il visto finale però a 90 giorni e in caso di inerzia viene l'istituto del silenzio assenso. Ecco, da questo punto di vista il procedimento amministrativo è strutturato in una maniera che assicura certezza ai cittadini che intendano perseguire questa strada, dall'altra parte dà le idonee garanzie per la, perché viene sempre applicato l'articolo 9 della legge del 27, quindi tutti i requisiti previsti dalla legge nazionale, e resta il potere di controllo e di vigilanza della regione. Quindi vi è un coinvolgimento di tutte le autonomie territoriali, un equilibrio di interventi e di posizioni finalizzato a risolvere problemi per chi vive su determinati territori e trovare la soluzione alle proprie questioni.